Ciao, benvenuti a un altro episodio di Weird Stories. In questa puntata parleremo del mistero del faro delle isole Flannan. Tre uomini, un'isola, un faro, un mistero mai risolto. In descrizione di questo file trovate il link sui siti che parlano appunto di questo mistero, che si svolge nell'Oceano Atlantico, precisamente al largo della costa scozzese. Le isole Flannan fanno parte dell'arcipelago delle isole Ebridi esterne. Sono formate da sette grossi scogli, denominate anche Seven Hunters. Questa zona di mare spesso si verificano tempeste violente e moltissime imbarcazioni che navigano in quel tratto, a causa anche della forte corrente, finirono per schiantarsi contro le isole Flannan. Tantissimi marinai persero la vita tragicamente. Per evitare altre vittime, nel 1895 venne deciso di costruire un faro per segnalare la presenza delle isole Flannan, onde mettere in grado i battelli e i natanti di tenersi al largo. Il 7 dicembre 1899 il faro era pronto. La società Northern Lighthouse Board reclutò quattro esperti uomini di mare per custodire e presidiare il faro. James Ducat, capo guardiano, per 20 anni aveva esercitato in diversi fari in giro per l'Europa. Thomas Marshall, primo assistente, marinaio da svariati anni, era un vero lupo di mare. Donald MacArthur, assistente occasionale e marinaio di grande esperienza. Joseph Moore, secondo assistente, uomo chiave di questa storia, e vedremo il perché. L'accordo contrattuale tra la società e i guardiani prevedeva che ci fossero sempre tre persone fisse a custodire il faro, così furono organizzati dei turni che metteva d'accordo tutti: 6 settimane sull'isola, 2 settimane sulla terraferma. Ognuno a rotazione poteva tornare a casa dalla propria famiglia per 2 settimane. La loro breve avventura ebbe inizio il 7 dicembre del 1899. Ogni 15 giorni la nave Hesperus portava viveri, rifornimenti e posta. Rientrava in Scozia poi portando con sé uno dei quattro guardiani. Le settimane e i mesi si ripeterono ciclicamente senza problemi. Il 6 dicembre del 1900 l'Hesperus attraccò con a bordo James Ducat, che rientrava dal suo periodo di vacanza. Vennero consegnate le provviste e la posta, come sempre. Joseph Moore era di turno per rientrare a casa. Mentre il traghetto si allontanava dall'isola, salutò i suoi colleghi rimasti sul faro. Rimasero quindi in servizio James Ducat, capo guardiano. Per 20 anni aveva esercitato in diversi fari in giro per l'Europa. Thomas Marshall, primo assistente e marinaio da svariati anni, era un vero lupo di mare. E Donald MacArthur, assistente occasionale e marinaio di grande esperienza. Il 15 dicembre il capitano Holman transitava in prossimità delle Flannan a bordo della nave Archer. L'uomo testimoniò che il faro delle isole Flannan era spento. La segnalazione fu ignorata. Il 21 dicembre l'Hesperus avrebbe dovuto attraccare però per portare gli approvvigionamenti, ma praticamente ci fu una tempesta fortissima che imperversò per diversi giorni e che impedì alla nave di avvicinarsi alle isole Flannan. Finalmente il giorno 26 l'Hesperus attraccò e con grande sorpresa di tutto l'equipaggio nessuno dei tre guardiani era venuto incontro alla nave, come invece era consuetudine. Moore, che praticamente era quello che era stato praticamente in vacanza turno, diventò sospettoso e affrettò il passo annunciando a gran voce il suo arrivo. Silenzio tombale regnava nel faro dell'isola Flannan.
si precipitò nel faro e ci mise poco tempo a rendersi conto che era solo. Dove erano i suoi compagni? Visitò gli alloggi, la torretta e la cucina. Tutto era in ordine, nulla mancava, c'era soltanto una sedia rovesciata. La grande lampada era pronta per essere accesa. Piatti e stoviglie erano sistemati con cura, l'orologio era fermo, il fuoco era spento. Moore non riusciva a darsi una spiegazione. Esisteva un diario che i quattro uomini avevano deciso di scrivere per tenere in continuo aggiornamento la loro permanenza sul faro. In questo documento non si possiedono fonti certe, perché l'Archivio Nazionale della Scozia afferma che il diario non è più reperibile. Riporto quindi le annotazioni scritte da Vincent Gaddis, un suo libro edito nel 1977. Il 12 dicembre fu scritto che c'era vento di tempesta da nord-nord-ovest, mare molto agitato. I tre guardiani erano bloccati alle ore 9 di sera, onde altissime scuotevano il faro. Nessuno aveva mai visto una burrasca simile. Ducat, il capo guardiano, era nervoso. MacArthur, l'assistente occasionale, invece stava piangendo. 13 dicembre. La tempesta era continuata per tutta la notte. Il vento soffiava da ovest. Ducat, il capo guardiano, era tranquillo. MacArthur, l'assistente occasionale, invece pregava. 14 dicembre. La giornata era grigia. Ducat e MacArthur hanno pregato assieme a Thomas Marshall, primo assistente. Poi, 15 dicembre, il temporale, ultima notazione, il temporale era cessato, il mare era calmo e Dio vegliava su tutto. Non c'è scritto altro, sembrerebbe, per quanto riporta il testo dello scrittore Vincent Gaddis sul presunto registro del faro delle isole di Flannery. Molte sono le contraddizioni che sono state rilevate dalla lettura del registro. La più discussa fu quella della natura altamente emotiva delle annotazioni, quando invece di solito su un libro ufficiale si sono riportate frasi tecniche e cifre. E non si capisce come mai Marshall possa aver scritto che James Ducat, cioè il suo superiore, aveva, diciamo, un carattere nervoso, e erano considerazioni che erano state valutate ai limiti dell'insubordinazione. Venne immediatamente aperta un'indagine sull'accaduto, tutta l'isola fu setacciata e nessun corpo fu mai trovato. L'unico indizio utile che permise di effettuare ulteriori congetture fu il ritrovamento di un impermeabile in un paio di stivali. Era l'abbigliamento che erano soliti indossare i guardiani quando uscivano dai loro alloggi. Era l'equipaggiamento di MacArthur, l'assistente occasionale, che praticamente tale equipaggiamento era al suo posto dentro l'armadietto. Mancavano invece gli stivali, gli impermeabili di Ducat e Marshall. Gli investigatori esposero la loro teoria. Tutto era pronto per accendere il faro. Lì a poco, forse probabilmente, i tre marinai avrebbero cenato. Ducat e Marshall erano usciti a fare il giro dell'isola. Dato le annotazioni al limite dell'insubordinazione, non è irrazionale pensare che forse non vi fosse proprio molta concordia tra i tre guardiani. Forse potrebbe essere scoppiata una lite, considerando la seggiola caduta a terra. Ora però le condizioni ambientali di quei giorni, in particolar modo di tutte le mancate rilevazioni, considerano il fatto che c'era forte vento, erba bagnata e i gradini erano bagnati e scivolosi. È possibile immaginare violenti raffiche di vento. In assenza di funi e parapetti di sicurezza, è possibile che gli uomini possano essere caduti in mare. Oppure, come postulò la teoria degli investigatori, che un'onda anomala di 37 metri avrebbe scaraventato in mare i due marinai. MacArthur,
L'assistente occasionale, vedendo la scena dal faro, probabilmente uscì di corsa nel tentativo disperato di salvare i compagni. Questo spiegherebbe il perché l'impermeabile fosse rimasto al suo posto. MacArthur abbandonò il faro pur sapendo che il regolamento lo vietava severamente. Forse una seconda ondata anomala, oppure nello sforzo o nel tentativo di salvataggio, vento forte, pioggia, onde violente, gradini bagnati e scivolosi, carenze di appigli sicuri ed assenza di funi e parapetti di sicurezza, è probabile che abbiano scaraventato anche il terzo marinaio nelle gelide e violente acque dell'Atlantico. Queste sono ipotesi perché in realtà nessuno sa cosa possa essere successo nel mistero dell'isola del faro di Flannan.